No, se vabbè, vedi tu se puoi fare qualcosa, perché tu in qualche maniera, eh no, perché insomma io non ho tutte queste conoscenze, capito? Cioè, vabbè, ma il cane muore qua, eh? Il cane questo qua, perché non ci vede, non ci sente, e muore. Cioè, capito che voglio dire? Vabbè, esatto. Io me l'ho fatto bere, perché questo qua, se tu gli metti la roba lontano, non riesce nemmeno a camminare, mo, capito? Ma l'ho fatto bere, gli ho portato io l'acqua qua, insomma, vabbè. Ma io sono venuto così, perché siccome ieri non sono venuto. Non ho capito? C'è chiede, non c'è chi a me. Ma chi l'ha da mangiare prima e poi si deve dare l'antinfiammatorio? Se da fa prima mangiare e poi si dà la fuori. Ci capi, via. Vabbè, mo lo chiamo, dai, che poi ti faccio sapere. Vabbè, va boh, va bene. Ciao, c'è purtroppo disturbato. Maestro, ma cosa è successo? È successo che il poverino, questo cane al quale io sono molto legato, è stato investito, perché questo non ci vede, non ci sente questo cane, e quindi insomma adesso è azzoppato. E stiamo provvedendo per farlo stare meglio. Non devi prendere la tangenziale, che la prendi a fare la tangenziale? Piglia roba a grande. destra. Io sono scemo proprio, vieni. No, no. Proprio negati, sì. La patente la butta sempre a presa. Paura, perché praticamente insomma è... E ti paura? Negato. Azza, mi negato. Proprio negato. Negato. Mi sa da quanto tempo non qui? Proprio negato. Centro, metti quella a sinistra, si spinge a sinistra. Ok. Come negato. Guarda, ma che cazzo c'ha questo? Vai, vai.
devo prendere le luci, vai, non troppo lento, mezza velocità, vai. Mezza velocità, La città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Qui è dove abbiamo trascorso la nostra infanzia, in questo cubo. Cubo. Ehi, ma cosa fai? Ma che entra a fare? Non so credere. Pronto? Pronto? Ui, ma non stai? Ma io sto parcheggio prima, tu che fine fa? Cane! Che... Cioè, ma tu capite che l'hai trovata da chi non cammina? Ma insomma! Ah! L'hanno investito! E ho posato per me perché i sacci con cane non ci viene e non ci sente, che ha già fatto? E beh, e che l'altro che ha fatto? Un veterinario? Io non lo lascio capire, ma l'avete chiamato il veterinario? Ah, ma ci chiama io? E che l'altro che dice?